Motivo principale per cui abbiamo organizzato questa manifestazione è il riconoscimento ufficiale alle nuove e alcune anche vecchie guide del parco che si sono impegnate tantissimo in un corso di formazione che è durato un anno intero, anche perché per via del Covid abbiamo dovuto interromperlo, riprenderlo, insomma è stato un percorso molto impegnativo. E così come per le guide del parco, anche gli operatori dell'informazione. Noi vogliamo sempre che i nostri centri visitatori abbiano un servizio di qualità e quindi ogni certo numero di anni cerchiamo di dare loro un'occasione per aggiornarsi. Quindi direi che subito chiamo per i saluti il sindaco di Ronco Canavese, Danilo, ti ringrazio. Grazie Cristina, benvenuti a tutti a Ronco, benvenuti alle nuove guide, agli operatori, benvenuti alle autorità. Abbiamo l'onore oggi di avere, e ringrazio veramente della loro presenza, l'onorevole Vigna, il consigliere regionale Mauro Fava, il consigliere regionale Andrea Cane, più diversi sindaci che sono qua in mezzo a noi, il presidente del sindaco di Ripordone, il sindaco di Valprato, vice sindaco di Ceresole, scusate se non cito qualcuno, comunque. Oggi è una giornata importante, io voglio ringraziare innanzitutto il parco e il suo presidente Italo per essere qui oggi e per aver scelto Ronco come luogo per questa cerimonia. Una cerimonia importante che doveva già essere fatta l'anno scorso, poi l'abbiamo rinviata causa pandemia e che oggi finalmente con un po' più di libertà, con comunque delle restrizioni, riusciamo a fare. Ringrazio anche naturalmente, e lo faccio con molto piacere, la nostra rappresentanza che è dietro di me delle donne e uomini in costume, che indossano con orgoglio questo simbolo della nostra tradizione della Valle Soana, che è il nostro costume, i nostri scapin, e che sono tutte assieme nel gruppo Livihi Gunel. E quindi un applauso a tutti voi che siete presenti e che fate da coreografia e fate sì che questo nostro splendido paese, questo angolo di paradiso in tutti i sensi, di parco nazionale ma anche di paradiso terrestre, sia ancora più bello, perché sicuramente quando è allietato da con tanta bellezza qualunque cosa risalta ancora di più. Ebbene, oggi siamo qua per consegnare questi attestati alle nuove guide del parco e ai nuovi operatori del centro visita. Io voglio solo dire due parole su questa cosa, sottolineare l'importanza del ruolo che avete voi guide e voi operatori dei centri visita. Quando vengono in questo ambiente splendido che è il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che raduna Piemonte e Valle d'Aosta, vedono sì l'ambiente, ma ci va qualcuno che glielo spieghi, qualcuno che glielo faccia apprezzare, qualcuno che glielo faccia conoscere ancora più a fondo. E chi sono queste? Sono le guide del parco, sono gli operatori dei centri visitatori e sono anche spesso e volentieri gli uffici turistici del parco. Quindi voi avete la responsabilità di far sì che il turista che viene e guarda per la prima volta questo splendore che c'è intorno a noi, voi avete la responsabilità di farglielo apprezzare, di farlo tornare un'altra volta, di spiegargli quello che non si può vedere ma quello che si può sentire, di spiegargli cosa vuol dire vivere nel parco, di spiegargli cosa vuol dire approcciarsi al Parco Nazionale, il più vecchio parco d'Italia, il parco più importante, non me ne vogliano gli altri, ma con tutto rispetto devo rivendicare orgogliosamente che il Parco Nazionale del Gran Paradiso a livello mondiale è uno dei parchi più importanti in assoluto. E certe volte mi arrabbio un po' io quando anche nella mia funzione di vicepresidente del parco sento dei paragoni che sono un po' azzardati, perché certe volte è vero, tutto si può paragonare, ma il Parco Nazionale del Gran Paradiso è l'eccellenza. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è probabilmente, io lo vedo ancora più bello perché essendo del posto, essendo nativo di queste zone, essendo un abitante del posto,
oltre alla bellezza che possono vedere i miei occhi, sicuramente io posso apprezzarne anche col cuore, per l'affetto, per il legame che mi lega a questi territori. Ma io sono convinto che qualunque turista che venga qua non possa far altro che rimanere estasiato, vedendo queste bellezze che sono intorno a noi. E quindi voi avrete d'ora innanzi questa responsabilità, ma io sono sicuro che grazie a questa formazione che il parco fa costantemente, ed è proprio per quello che dicevo prima, per la qualità che noi chiediamo alle nostre guide e anche agli operatori, come le stesse cose che chiediamo la qualità a coloro che hanno il marchio del parco. Il marchio del parco non è una cosa, io sono uno di quelli molto rigidi, il presidente lo sa, che non sono uno di quelli favorevoli a dare a destra e a manca il marchio del parco. No, questo è un simbolo di eccellenza, bisogna meritarselo, bisogna naturalmente avere riguardo e rispettarlo. Questo è un sistema per valorizzare il parco. Quindi nel ringraziarvi di aver partecipato a questi corsi e nell'augurarvi un buon lavoro per il futuro nel nostro comune, ma in tutti i 13 comuni del Parco Nazionale, chiudo con un ultimo ringraziamento, un ringraziamento agli operatori, nel senso ai funzionari, a quelli che operano, che mandano avanti il parco. Oggi per questa manifestazione qua abbiamo la nostra amica Cristina, che da tanti anni si occupa del turismo, ma qua vicino a noi abbiamo il neo direttore. Io vorrei un applauso forte a tutti voi per Bruno Bassano, che è neo direttore in pectore, e a breve un ringraziamento particolare al facente funzione, a quello che per tanto tempo, e io questo voglio riconoscerlo pubblicamente, ha fatto sì che anche la carenza dell'importante figura del direttore all'interno del parco probabilmente non ce ne siamo accorti, e questo è grazie al lavoro di Pier Mosso, che veramente ha fatto tantissimo per tutti noi. Quindi grazie. Poi abbiamo una rappresentanza dell'altra colonna del parco, questo ve lo dico, magari vi può servire se non ve l'hanno detto nel corso di formazione. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è l'unico parco che ha e si vanta di avere un corpo di guardie proprio. Noi non dipendiamo da altri istituti come altri parchi, dai carabinieri, dai forestali, dalla finanza. Noi abbiamo le guardie del parco, che sono un ente, sono un'istituzione per il Parco Nazionale. Sono oggi rappresentate dal nostro capo servizio Renzo Guglielmetti, che ringrazio della sua presenza. E anche a loro, e anche alle guardie, chiudo rimarcando la loro importanza, perché loro sono quelle che sono sul territorio, quelle che hanno il contatto diretto con la gente, quelle che hanno la responsabilità, diciamo, del bastone della carota, detta un po' così, di far rispettare le regole, ma col buon senso. E anche loro sono il nostro biglietto da visita, perché quando una persona viene sul parco non vede il vicepresidente o il sindaco di Ronco o il presidente o il consigliere d'amministrazione. Tra l'altro ho visto prima l'amico Farina, che voglio salutare, non lo vedo più, ma comunque è qui, eccolo laggiù, grazie della tua presenza. Dicevo, sono loro che il turista si porta come ricordo a casa, perché se io vado alla Zaia e incontro la guardia del parco e mi spiega, mi fa capire cosa vuol dire e dove sono in quel momento, sicuramente il turista tornerà a casa, a Torino, a Milano o dove abita, con un ricordo migliore. Ultimo accenno sull'internazionalizzazione. Allora, il parco non è più un ente locale, non è più un ente piccolo. Il nostro marchio è un marchio a livello mondiale, e quindi dobbiamo valorizzarlo a livello mondiale. E su questo, e qui veramente chiudo, il mio ultimo ringraziamento va naturalmente al nostro presidente, a Italo Serise, per cui vorrei un applauso caloroso, perché senza nulla togliere ai tuoi predecessori, Italo, io voglio riconoscerti il merito di aver fatto fare un salto di qualità al parco che non era stato fatto nei 50 anni precedenti. Tu sei riuscito, oltre a tutte le cose che
il parco ha fatto in questi anni a riavvicinare la popolazione locale con il parco nazionale. Una volta c'era gente, ne parlavamo prima, che diceva: purtroppo nel parco c'è ancora la presenza dell'uomo. E questo era assolutamente la negazione di quello che pensiamo noi valligiani del parco. Grazie al tuo lavoro, oggi anche la popolazione locale apprezza il parco nazionale, sa di essere il cuore del parco e sa di essere sicuramente fortunata a vivere all'interno del parco. Questo penso che sia il connubio perfetto e penso che per i prossimi anni dovremmo lavorare su questo connubio perfetto e continuare su questa strada. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Adesso è la volta del nostro presidente, prego. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Dico subito che per me è un po' difficile prendere la parola dopo le parole di Danilo, perché io sono tendenzialmente una persona emotiva e quindi, diciamo così, le tue parole veramente mi hanno commosso. È un ringraziamento sincero il tuo ed è veramente il coronamento di 10 anni di lavoro. Voi tutti sapete che io ho sempre creduto fermamente nel rapporto privilegiato che il parco deve avere con il territorio, con i comuni in particolare e con i sindaci, che sono poi i rappresentanti delle popolazioni che qui vivono e che ci hanno consentito di conservare e di avere questo territorio così bello, così importante. Anch'io inizio con i ringraziamenti al comune di Ron, con la persona appunto di Danilo Crosasso e anche del suo vice sindaco Lorenzo Giacomino e tutto il gruppo folcloristico, vi definisco così, comunque siete veramente stupendi, avete un costume bellissimo ed è una di quelle cose, ecco, di quelle cose, di quegli aspetti di carattere culturale così importanti di cui dovremmo sempre tenere conto quando parliamo, no? Del nostro territorio e dei nostri valori. Ringrazio tutte le autorità presenti, non le sto a ricitare, scusate perché magari me ne dimentico qualcuno, però ci fa molto piacere che siate qui, è un segno anche questo di stima e che date giusta importanza all'attività che il parco fa a questa istituzione. Noi abbiamo voluto organizzare questa giornata sostanzialmente per due motivi. Il primo, per valorizzare la vostra professione di guida del parco e anche gli operatori dei centri visitatori, per le motivazioni che sono state così dette bene da Danilo che mi ha preceduto, ma il secondo anche per fare conoscere al pubblico, ed ecco le cite che abbiamo organizzato questa mattina in tutto il territorio del parco, l'importanza di frequentare il parco in una maniera più consapevole, cioè accompagnati da persone come voi, qualificate, preparate, che sanno trasmettere i valori di questo territorio, non solo lo sanno descrivere, non solo vedere le bellezze naturali, la biodiversità, il territorio, il paesaggio, e facendo emergere che cosa di questo territorio? I suoi valori più autentici, la sua anima. Quindi quando io parlo di valori di questo territorio non mi riferisco solo ai valori naturalistici, ambientali, ma anche a quelli culturali. Grazie Pier, grazie a tutti. Sarò telegrafico, credo che mi piace rappresentare, prendere lo spunto da quello che ha detto Pier, una struttura che è ben fatta, che ha un pilastro fondamentale, l'avete evocato, nella sorveglianza, che crea questo grande ombrello al di sotto del quale tutto è protetto e al di sotto del quale tutto si sviluppa nei modi che avete rappresentato benissimo. Io sono veramente contento di entrare ancora più sotto questo grande ombrello. Questo ombrello che è stato creato per proteggere una specie, lo stambecco, che diventa una specie ombrello che difende tutte le altre. E oggi scopriamo di quanto complessa sia e ricca la diversità di questa enorme area protetta. E uno dei passi fondamentali, accanto a quella della funzione dei servizi e alla funzione prioritaria della tutela e della sorveglianza, è proprio la comunicazione, la trasmissione di quello che c'è di importante ancora da scoprire, perché ci sono cose ancora da scoprire in questo parco, come in tanti altri parchi, e quindi
cose ancora da, che si aggiungono da tutelare e da difendere, ma che è fondamentale far parte di questa conoscenza al grande pubblico, perché se continuiamo a essere autoreferenziali, chiusi su di noi, ci vedranno sempre come qualcosa di altro, di lontano. Questo è un percorso che noi non dobbiamo fare, e voi siete sicuramente i nostri emissari in questo. E vi ringrazio per la molta dedizione che so che avete dato, alcuni vi conosco di persona, a voi, su di voi contiamo molto, io conto molto sull'apporto di tutti i colleghi. Grazie a tutti. Voglio fare a voi, ma anche a tutti i presenti, ho scelto una poesia, permettetemi di ascoltarla insieme a voi, dura 4 minuti, per me è un canto lirico di una bellezza senza pari rispetto alla natura. Taci, sulle soglie del bosco, non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini, scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulente, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, oh Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, arborea vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta, l'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco, che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monta, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu bianca, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca o lente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come bolle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove.
e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignote, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. Potete accomodarvi, abbiamo preparato una piccola uscita dalla sala, seguirete le guide a piccoli gruppi e raggiungeremo il luogo del buffet. Grazie a tutti ancora e buon proseguimento. Grazie.